A Piacenza, nella casa madre dei missionari scalabriniani, è stato inaugurato il MES, ovvero il Museo dell'Emigrazione Giovan Battista Scalabrini, dedicato a colui che fu vescovo di Piacenza tra il 1876 e il 1905 e definito il padre dei migranti. Promosso dal Centro Missionario di San Carlo Scalabriniani, questo museo va ad arricchire il programma culturale di Piacenza 2020 in linea con il tema Crocevia di Culture. Giovanni Battista Scalabrini fondò la Congregazione dei Missionari di San Carlo nel 1887, due anni più tardi l'Associazione Laicale San Raffaele per l'assistenza ai migranti, mentre è del 1895 la Congregazione delle Suore Missionarie di San Carlo. Si era posto all'inizio la domanda se l'emigrazione fosse un bene, fosse un male, e però a un certo punto si è accorto che il fatto esisteva e il fatto doveva essere meglio seguito, e perché se ben assistita l'emigrazione, come diceva, fa patria dell'uomo il mondo, e come uomo di fede aveva anche questa visione che la migrazione avrebbe contribuito a creare l'unità tra i popoli e le nazioni. E questo è importante, è un discorso importante oggi, quando appunto invece di creare ponti si alzano muri. Scalabrini intraprese due viaggi per visitare le missioni scalabriniane in America, nel 1901 negli Stati Uniti e nel 1904 in Brasile. Morì a Piacenza il 1 giugno del 1905 ed è stato proclamato beato da Papa Giovanni Paolo II il 9 novembre del 1997. Ci troviamo all'interno della casa madre della Congregazione degli Scalabriniani, la congregazione che ha voluto questo nuovo museo, MES, Museo dell'Emigrazione Scalabrini, un museo che si aggiunge all'offerta culturale che la città di Piacenza oggi offre ai turisti. Un museo che davvero arricchisce il panorama dei musei cittadini, facendo centro e fulcro sul tema dell'emigrazione. Lo fa partendo dal passato, partendo dalla storia dei nostri piacentini che a partire dal 1870 sono emigrati all'estero, soprattutto nelle Americhe ma anche nel nord dell'Europa. E lo fa in una maniera interattiva, coinvolgente, divulgativa, rivolta soprattutto alle giovani generazioni. L'idea è stata quella di organizzare un racconto dove sono le persone, le vite delle persone che vengono in primo piano, un po' come se questi ritratti del tempo, queste figure di piacentini che sono immigrati si presentassero in prima persona per far comprendere quelle che sono state, quello che è stato il fenomeno migratorio e attraverso il passato trovare anche soluzioni per il presente, per una convivenza
all'interno di una società che è sempre più multietnica. Il museo è strutturato in quattro stanze. La prima stanza è la stanza, diciamo, che racconta la partenza e sono testimonianze vive, raccontate, di gente che è partita, che ha lasciato tutto, la propria terra, la propria famiglia, i propri affetti, i propri cari. Il mio nome è Pizzini Giuseppe. Vergaro sul Trebbia, partito il 10 marzo 1874. Sono partito da Pesenzano per imbarcare l'8 luglio 1862 per l'America. Accanto però c'è appunto ricostruita una stanzetta che poteva essere la stanza di una casa dell'Appennino della fine 800, con le poche cose che erano disponibili, ed è il fatto fondamentale di questa partenza era appunto la povertà, la miseria, la crisi agraria che ha spinto nel giro di 150 anni quasi 30 milioni di connazionali a partire. La seconda stanza è la ricostruzione di una chiglia di una nave dove era sistemata la famosa terza classe dove viaggiavano gli emigrati, quindi una stanza senza luce, buio, dove praticamente facevano tutto, mangiavano, dormivano e altre cose. E questo è raccontato nella seconda stanza, nell'oblò che segue il viaggio, mentre nella parete di fronte è descritto l'arrivo degli italiani a New York, il passaggio a Ellis Island, dove appunto quelli che erano ammalati o che erano mentecatti o non erano adatti per il lavoro venivano rispediti, sottoposti quindi a una visita molto accurata. E i lavori che hanno trovato, in genere i lavori più umili e degradanti. Se l'inizio è stato difficile, si può dire che sono riusciti con il tempo a creare anche, dare un contributo notevole e ad affermarsi fino a raggiungere posizioni di eccellenza. La terza stanza, che è questa in quella in cui siamo, è una stanza dedicata a Scalabrini con un ologramma in cui racconta appunto il suo incontro con gli emigrati
e dove si è chiesto come poter venire loro incontro. Nei due monitor dentro le valigie, in uno è raccontato il viaggio negli Stati Uniti, nella seconda il viaggio in Brasile. La parete di fronte c'è la timeline, la vita, le date, cioè del principali della vita di Scalabrini, che corrispondono alle date fondamentali dell'emigrazione italiana. La parete di strada di fronte è un armadio con i famosi cassetti della memoria. Aprendo questi cassetti, ecco, scopriamo i vari settori in cui Scalabrini si è impegnato. Scalabrini è apostolo del catechismo, perché è stato, diciamo, il primo vescovo a scrivere un catechismo, a fare un sinodo sul catechismo e a pubblicare una rivista sul catechismo. Apostolo, diciamo, dei migranti e delle persone meno abbienti, Scalabrini vescovo, quindi le visite pastorali, la cura dei beni artistici, la ristrutturazione dell'uomo, Scalabrini che segue le Mondariso, le sordomute e la gente povera del suo tempo, che difese i diritti dei lavoratori fino ad arrivare alla proclamazione del diritto dello sciopero, pensate, siamo a fine 800, e una mente, diciamo, profetica disse: l'emigrazione è un fenomeno strutturale e diffuso, e la storia gli ha dato ragione. Nell'ultima stanza, la quarta stanza, in cui vediamo proprio l'emigrazione di oggi e alcune testimonianze di immigrati che vivono a Piacenza e che qui hanno trovato lavoro. Il fenomeno dell'emigrazione italiana purtroppo è stato un po' rimosso dalla coscienza nazionale, è stato steso un po' un velo su questa esperienza dolorosa, ma proprio nel momento in cui altre persone arrivano in Italia per cercare lavoro, si ripropone lo stesso tema con le stesse dinamiche, con le stesse difficoltà e con la stessa problematica. Quindi l'obiettivo fondamentale del museo è proprio quello di far conoscere alle giovani generazioni la nostra storia, la storia della nostra emigrazione, per trovare in quella storia, diciamo, gli spunti, le conoscenze che potrebbero diventare e servire oggi per creare una mentalità, una sensibilità più aperta, più solidale, più accogliente e per garantire anche un futuro di una convivenza più pacifica e multiculturale. La Congregazione dei Missionari Scalabriniani, nata per assistere gli emigranti italiani che partivano in massa per le Americhe, nel corso degli anni si è estesa ad altri continenti, nazionalità e soggetti. Oggi i missionari sono circa 700 di 40 nazionalità diverse ed operano in 34 paesi. L'azione dei missionari, religiosi e sacerdoti è coadiuvata da circa 600 operatori laici che partecipano alle varie attività di assistenza.